Non vieni. Non ci sei stata per 2 settimane, c'è un casino. Devi pulire casa, fare le lavatrici, cucinare e occuparti della... Porca puttana, dove cazzo è finita quella mocciosa adesso? Alice! Alice! Ah, eccoti qui. Lei è Alice, occupati di lei. Compiti, bagno, tutte quelle cazzate. Capito? Sì, Todd. Comincia a sistemare qui, poi vai di sopra. Sì, sì, si può fare. Sì, sì. Te la porto domani. Stesso posto, lo sai dove. Cara! Sì, Todd? Portami una birra gelata! Subito. Togliti dai coglioni, per Dio! Mi spiace, Todd. Non accadrà più.
pazzo. Che hai da guardare? Levati dalle palle. Levati subito dalle palle! Torno al lavoro. Avrei anche finito qui. Passo di sopra. Fai quello che devi fare, ma non rompere. Sport. Parliamo. Secondo il Dipartimento del Lavoro, a ottobre sono rimaste disoccupate altre 225.000 persone, con un tasso di disoccupazione al 37,3%. Il presidente ha parlato oggi all'inaugurazione del nuovo impianto della CyberLife a Milwaukee. All'evento ha ribadito l'importanza del ruolo della CyberLife nel miglioramento dell'economia degli Stati Uniti. Ha poi annunciato che il Dipartimento della Difesa acquisterà 200.000 androidi da combattimento come parte del suo incremento alle spese militari.
sistemo un po' la tua stanza. Ci vogliono 2 minuti, d'accordo, Alice? Nel paese delle meraviglie. Certo. So che vivevo qui, ma non ne ho più memoria. Magari ti va di aiutarmi a ricordare, con qualche consiglio, quello che vuoi. Tuo padre dice che hai scelto tu il mio nome. Cara, è bello. Come l'hai scelto? Sei tranquilla. Non ti faccio paura. Parlami un po' di te. Cosa ti piace? Quali posti ami? I tuoi piatti preferiti? Mi aiuterebbe molto.